Domus Aurea, sei gelée, lo so. Anche perché sta arrivando nuovamente un altro pezzo di quelli che non si possono, non, ci riportano indietro nel tempo, noi amici da casa, anche qua in studio, perché comunque abbiamo tutti questi giovani ragazzi alle mie spalle, che anche loro, qualcuno se ne ricorda, qui il jukebox l'hanno sentito quasi tutti. Allora, un saluto particolare intanto a Fragolin e un saluto che una volta tanto riesce ad essere a casa, a vedermi anche mia mamma, che è così. Facciamo un applauso anche alla mia mamma, dai. Ciao, mamma. Allora, Osvaldo, qui con noi, nuovamente. Osvaldo, eccoci qua. Sono bravissimi questi ballerini, veramente. L'avevo detto, avevo detto che di solito in trasmissione si dice, no? Ah, adesso abbiamo bravissimi. Attenzione Veronica, perché anche lui, no. Sì. come Abdel, sei troppo vicino, morde. È un cannibale. No, è un buon gustaio. Che stavo dicendo che si dice bravi, ma non è vero, cioè non è che si dice solo perché si è in trasmissione, no, bravi, l'hanno dimostrato, sì, io l'avevo detto, amici da casa poi saranno... Ho immaginato per un attimo voi due ballare, sì. Ma io ho un po' di trasmissione. Questo l'ho immaginato, davvero? Devo dirti che... Però, insomma, riusciranno? No, perché devi sapere... Roberto, che anche noi Panda siamo colombiani. Ah sì? Sì, siamo colombiani. Arriviamo dalla Colombia. Infatti, due giorni fa abbiamo mangiato 3 colombie. Ma pensa! Che meraviglia! Allora, sabato non mancate, mi raccomando. E sera Pasqua. E sera Pasqua, sono mangiato 3 colombie. Tre colombe. E dai, ridiamoci un po'. Allora, via. Senti, sentiamo la canzone e poi comunque ci ricorderai, ti chiedo di quel libro, perché voglia di morire. Voglia di morire. Io lo dico sempre, ragazzi, perché ragazzi, a qualsiasi età siamo tutti eternamente ragazzi. Vero, non esiste. Un applauso a questa frase. I picchi di oggi. Allora io no, non vi chiedo mai di applauso, però su una frase del genere ci sentiamo tutti partecipi. Si parte con l'odio. Cosa stavo dicendo? Che voglia di morire è intesa come voglia di morire d'amore. Perché mi è successo che qualcuno adesso canterà una bella canzone di Panda, voglia di morire, si mette la mano. Oh, ma che gestaccio! Questo porta sfiga. Sì, è vero. Dice quello, pensa. E io allora... Invece no, voglia di morire d'amore. Voglia di morire è una dolcissima canzone d'amore che ha avuto anche un successo. Pensate che ha venduto 180.000 dischi, non sono pochi. Mamma mia, ragazzi. Oggigiorno... Pensate che villa che avrà lì dove abita. Che meraviglia. Non sto scherzando. Senti, allora, non perdiamocela. Magari gli amici sicuramente ce la balleranno. Tu così hai il calore di questa piacere. Voglia di morire tu intorno con a te. Piacere. Voglia di morire. Festival Bar 1970. 77. Il Panda! Osvaldo! Giallo il crano al vento fra le spighe io e te, con l'infanzia mia, stai volando via. Giochi di bambini, fischia un treno in ferrovia, voglia di andar via, dove anima mia. Thank you.
tanto che oramai non ti ritrovo più. Ora giro il mondo, vivo un po' di fantasia, forse ti vedrò dove anima mia. Bravo Osvaldo! Bravo, 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 che bel pezzo! Pensate, Festival Bar 1977. Arena di Verona. Arena di Verona ormai, in quel momento. Le lucine, come si usava con le candele, un'emozione. Le candele, gli accendini. Questo non sono polvere di stelle, abbiamo portato qua praticamente l'enciclopedia della canzone. Eh no, perché questa... Tu ridi, ma... Questa... Sì, grazie, grazie ragazzi, grazie, grazie mille, grazie, grazie, grazie di cuore. Ormai sono parte integrante, allora se la commentano ogni fine canzone giustamente danno il loro commento.